Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a San Marino. Inizia un altro video. Prima va Verucchio, adesso siamo a San Marino. Vedremo cosa vedere. Intanto qua andiamo a prendere l'ascensore, nel frattempo, per andare al centro storico di San Marino. Si può salire anche a piedi, Sempre dentro qua. Qui c'è l'ascensore che è arrivato. Si sale dentro. L'ascensore. Centro storico, bus. Secondo. Devo portare dietro i sandali. Metto sui sandali le scarpe che mi sudano i piedi. Guardate che sanità, ragazzi. Siamo arrivati. Siamo arrivati, raga. Devo mangiare perché ho fame. No, dobbiamo farne ancora uno. Fra un po' non... Ancora sì, il lift, cioè. Andiamo su proprio verso l'arco. Dobbiamo fare un altro lift, raga. Ancora un altro lift. Quello là in fondo. Eh sì, sono due lift praticamente qua. Ne fanno un altro adesso. Intanto c'è il Borgo di San Marino. Ecco qua. Una delle torri. Ecco il punto panoramico. Qua si sale ancora. Si sale ancora. Oppela. Da questo lato. Oh signore. Oh lì. Ragazzi, siamo usciti. Un altro piano sopra e ci siamo. Questo era l'ultimo. Siamo arrivati nel centro storico di San Marino, ragazzi. Uno dei borghi più visitati da Rimini. Direttamente da Rimini a San Marino, ragazzi. Forse vedremo qualcosa, vi farò vedere qualcosa, dai. Eccoci, il Palazzo Ducale, raga. San Marino. Palazzo Ducale di San Marino. Questa è la piazza. E qua si può vedere la vista del punto panoramico del Palazzo Ducale. Di tutto San Marino, più o meno. Il mare, non vedo il mare. Dove? Là in fondo. Là è Verrucchio. Là in fondo è Verrucchio, ragazzi. Che è proprio da qua che si vede, dove c'è il Palazzo Ducale. C'è la pizza che è qua. Questa è tutta la cava dei Balestrieri, ragazzi. Non troviamo il posto migliore, ragazzi. Qua è tutto buio nel frattempo.
si risale qua e si arriva automaticamente alla stazione della funivia, ragazzi, che va ogni fino alla una, apertura fino alla una della funivia. Allora ragazzi, sempre qua a San Marino di sera, abbiamo sempre il palazzo qua sopra e una chiesa là in fondo, anche una chiesetta, qua si scende, qui c'è la fontana di San Marino qua sotto, si scende all'interno del centro storico, sopra ci sono le torri, classiche torri di San Marino, la prima, la seconda e la terza. Siamo noi che il vino è la sangre. E qua ci sono anche tutti i musei, musei delle curiosità, delle torture, dei vampiri, tutti i musei, ogni tipo. E qua dove Axel Paderni fa la sua intervista San Marino Web TV, la televisione della Repubblica di San Marino, proprio da qua va in giro a fare i servizi, ci sono dei cartelli con le spiegazioni spiegate, tutto per seguire la porta murata nuova e la porta San Francesco d'Assisi. Qua c'è un museo, a quanto pare, un altro, all'interno dei quadri. Si passa sotto al campanile, sembrerebbe, un'altra torre campanaria. Ah sì, questo si esce dal palazzo qua, e c'è una statua anche qui. Qui si scende ancora sotto. Si scende ancora dove siamo passati, questo qua è il palazzo. La piazza questa, qui si scende ancora andando verso la porta di San Francesco e il parcheggio bus 2. Qui c'è l'osteria, no, la trattoria, scusate, la trattoria. Qua si scende fino ad arrivare al museo delle torture. Che dire, tutto si conclude qua, usciremo dalla porta e faremo la chiusura del video, anche perché lì sotto c'è il ristorante e il museo delle torture. A tra poco. E con questa uscita dalla porta di San Francesco concludiamo qua questo video. Questa è la porta di San Francesco qua sopra. Portone San Marino, ma c'è il sito Porta di San Francesco, così avevo letto. Correggetemi se sbaglio, raga. Per questo video, ragazzi, veramente tutto. Da Lorenzo 98, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Bella!